Questa sera non volevo salire su questo palco perché già avevo parlato ieri sera, ma visto che sono stata da Dybala da una persona che ho creato, e questo forse è l'unico errore che ho fatto nella mia vita politica, di creare un mostro di persona che ha piante sulle mie spalle perché la mia non sapeva che cosa fare. Violenta Boeri, ma chi è questa persona? E in tanti anni è solo sfruttato l'immagine degli altri per farsi uno spazio. La persona che io questa sera le può commentare non ha nemmeno, diciamo, quella umiltà che io ho avuto nei suoi confronti di farla fare alla Presidente delle pari opportunità. Ma chi era Violanda Boerio? E viene a parlare di una persona che da 40 anni ha dato in politica quello che ha potuto dare con le sue capacità, quelle limitate, quelle che non mi sono mai vergognato di essere quella che sono. Non hai dignità, non hai rispetto, sei una persona che vai nella scuola, stamattina sei prendendo pure alla scuola, ma terza con i bigliettini in mano, e ti viene a dire che io vado alla scuola a fare la politica, la faccio 365 giorni all'anno, tutti i giorni l'interesse dei cittadini, perché non mi interessa i miei personali, tu sei una livello, ma sei un lupo, sei una persona che non hai la faccia pulita, sei una persona che predica bene e razza male. Perché tu vuoi arrivare a un obiettivo che perché non esiste. Non esiste perché sei da terra insoddisfatto. Mi dispiace perché io sono una persona che non dovrei parlare in questo modo. Ma tu non sei degno di parlare della mia persona. Perché in 40 anni non sono stato mai macchiato di una questione che potrebbe mettere in condizione o mettere in discussione la mia vita politica. Mi dispiace, scusatemi questo sport, perché chi parla delle persone deve sapere di chi sta parlando. Cara Violanda, ti sei messo il libretto sotto il braccio, tu e la cara Carla Papa, e stai ancora girando. Stamattina la Carla Papa va a rimproverare i maestri della scuola materna. Non fate bastare Giovanni D'Enrica per la scuola. Ma perché Giovanni D'Enrica a scuola può anche andare a imparare? Voi non avete imparato niente da 15 insegnanti. Perciò datevi un po' di umiltà, date rispetto alla gente, dovete essere umile, perché quello che manca come fa il rispetto delle persone. Se noi abbiamo un monumento storico a Santa Pina, sono io, ne sono orgoglioso, perché se sono un monumento storico ancora oggi sono stato eletto dal popolo, perciò non mi vergogno di stare ancora qua stasera e non mi prolungo perché ci sono tanti oratori che devono parlare. Vi ringrazio, scusatemi lo sfogo, ma vi ho dato a vermi delle altre e altre cose.